Ciao a tutti da Svapo Forniture e da Matteo, bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi vi presento due prodotti, una Big Battery e un atomizzatore, per essere più precisi un RDA, quindi un atomizzatore da dripping. Eccoli qui, la Evic Primo di Joytech e il Mad Dog della Desiree. I due prodotti sono stati testati a lungo, per quasi una settimana, quotidianamente. Ovviamente l'atomizzatore è stato provato con varie configurazioni su varie box, sia su meccanico che su elettronico. La box invece è stata provata con vari tipi di atomizzatori, atomizzatori per un tiro di guancia, per polmonare, dripping. Ho deciso di presentarvi i due prodotti assieme perché a mio avviso hanno entrambi delle potenzialità e alcune caratteristiche che li rendono molto appetibili e interessanti. Partiamo dalla box, poi la vedremo ovviamente nel dettaglio. La box appunto è la Evic Primo, l'ultima nata in casa Joytech. È una dual battery, quindi alimentata da due celle 18650 collegate in serie, il tutto per permettere a questa box di erogare 200 watt, 50 ampere e 9 volt. Il peso della box è di 250 grammi, compreso batterie, il che non è eccessivo. Consideriamo che una VTC Mini, sempre di casa Joytech, pesa 160 grammi, compresa la batteria. Quindi insomma, per una box di queste prestazioni direi ottima. 84 mm di altezza, 53 di larghezza e 25 qui davanti. Ovviamente riesce ad alloggiare atomizzatori fino a 25 mm, ovviamente, anche se consideriamo la curvatura dello spigolo, poi va ad alloggiare bene, vedete, un atomizzatore da 24 mm come il Mad Dog. Il Mad Dog appunto 24 mm di diametro per 37 mm di altezza, un atomizzatore decisamente compatto. Perché i due prodotti sono interessanti? Sicuramente la box per le sue funzioni, appunto 200 watt, 50 ampere di scarica per una dual battery, 200 watt reali, nel senso che è stata provata, ne parliamo dopo aver visto i due prodotti in dettaglio, vi farò vedere una schermata di un test che abbiamo eseguito qui a Svapo Forniture sull'erogazione della box. Interessante perché Joytech ha implementato nel chip sia la possibilità di ricaricare onboard le batterie fino a 1,5 A e soprattutto di equalizzarle, quindi di bilanciarle onboard. Ovviamente io consiglio sempre l'utilizzo di un caricabatterie esterno per sicurezza, perché va a scaldare meno il circuito, va a scaldare meno la box, quindi diciamo si allunga la vita sia delle batterie che della box stessa soprattutto. Inoltre tramite un RC adapter che deve essere venduto separatamente, che deve essere montato al posto dell'atomizzatore, questa box è in grado di funzionare come un power bank, quindi di ricaricarvi un dispositivo esterno, per esempio il cellulare. Per finire, e qui poi si rifà il test che vedremo dopo, il circuito propone un convertitore buck boost, quindi un convertitore che lavora sia in step down che in step up, messi in serie, che permette e promette, tra l'altro mantenendo le promesse, di stabilizzare l'erogazione soprattutto ad alti wattaggi. Per quanto riguarda l'atomizzatore invece, qual è la particolarità? A parte il deck placatoro che poi vedremo da vicino, l'atomizzatore è la campana realizzata in alluminio con il tipping pay. La particolarità di questo atomizzatore è l'aria. L'aria entra da queste due fessure, colpisce uno scivolo posto a 45 gradi che convoglia l'aria appunto a 45 gradi sulla coil. Perché questa soluzione è interessante? L'aria da sotto sicuramente avvantaggia l'aroma, ma porta problemi su perdita di condensa, possibilità di overdripping. L'aria invece sul fianco delle coil evita i problemi di qui sopra, quindi overdripping e condensa, ma inficia un po' l'aroma. Diciamo che l'aroma con l'aria presa sul fianco delle coil sicuramente è buono, perché stiamo sempre parlando di un dripping, ma sicuramente inferiore rispetto a un atomizzatore con aria da sotto. Desiree con questa soluzione vuole ovviare a entrambi i problemi, quindi in questo modo si ha un pozzetto per il liquido profondo, lo vedremo sempre da vicino, il che permette di drippare in tranquillità, di evitare l'overdripping e quindi l'allagamento della box. Al contempo l'aria 45, prendendo parte della parte sotto delle coil, l'aroma è nettamente migliore. Effettivamente il tiro e l'aroma su questo dripping sono notevoli. Ora andiamo a vederle da vicino, poi dopo ci troviamo qui per fare ancora due chiacchiere, provarli,
e salutarci ovviamente. A dopo. E rieccoci, questa è la scatola della Evic Primo, pieno stile Joytech. Qui dietro trovate ovviamente il contenuto della scatola e il seriale con il codice di sicurezza anticontraffazione. Aprendo la scatola troviamo la Evic Primo, voilà. Uno sticker in vinile marrone, se volete cambiare il colore del grip della Evic. Il libretto di istruzioni, il foglio della garanzia e il cavo USB per la ricarica e gli aggiornamenti della box. Ora vediamo da vicino la Evic Primo. La box è presente ed è disponibile in diverse colorazioni. In genere cambia la parte, questa parte, cioè nera grigia, nera rossa, così in acciaio spazzolato. Per accendere, allora, innanzitutto per inserire le batterie, sportellino a ribalta, ovviamente il verso esatto è riportato qui. Si chiude, 5 clic accendono la box. Per navigare all'interno del menu, ovviamente come tutti gli altri circuiti di casa Joytech, 3 clic entrano qui, con il tasto più si cicla fra i vari setup. Con il tasto meno, per esempio, ci spostiamo al controllo temperatura, questo è il menu controllo temperatura, con il meno si seleziona temp ni, a questo punto con il tasto più si cambia fra nickel, titanio, acciaio. Andando avanti si può regolare la potenza di spunto e via dicendo. Una volta selezionato il tutto, premendo il tasto fire, appunto, si, per esempio, torniamo in watt, andiamo in power, quindi in watt, premendo il tasto più siamo pronti per svapare. Per quanto riguarda il Mad Dog invece, questo è il nostro Mad Dog, campana con serigrafia, scritta Desiree sul drip tip in pay, e in pay è anche questo anello qua sotto anticondensa. Fondamentalmente ve lo faccio vedere montato su una box. Questo dischetto in pay va a battere sulla box, prima di tutto vi evita che la box si righi con un eventuale contatto metallo su metallo. Inoltre fa da prevenzione per la condensa, nel senso che quando voi andate a togliere il cap e rimontare il cap, eventuale condensa che viene spinta verso il basso finisce su quel dischetto e si ferma lì fra dischetto e campana, non va poi, basta con un fazzolettino andare a pulire, non vi va a sporcare totalmente la box. Aprendo il Mad Dog possiamo notare il deck di rigenerazione. Allora, come vi dicevo, i due scivoli a 45 che convogliano l'aria sulle coil, in questo caso ho fatto una rigenerazione con del twistato, è fondamentalmente due torrette, negativo e positivo. Ogni torretta ha due fori in orizzontale, i fori sono molto ampi e permettono di inserire anche cavi come le fused clapton, le flat clapton, insomma si può inserire pressoché qualsiasi tipo di filo. Le viti sono 4 grani a brugola. Il deck, come vi dicevo, placcato oro, altra finezza, la serigrafia Mad Dog sulla torretta del positivo. Questo è pressoché tutto di questi due prodotti. Ripeto, prodotti particolari e veramente piacevoli all'uso. Ora torniamo all'inquadratura larga e diamo una provata e facciamo alcune considerazioni su questi prodotti. Ciao a tutti, rieccoci qui. Allora, abbiamo visto da vicino sia il Mad Dog che la Evic Primo. Andiamo a provarli. Con cosa li proviamo? Voilà, Special Blend della tabaccheria, in questo caso Black & Berries. La linea Special Blend è la nuova linea della tabaccheria. Dico due parole veloci prima di provare i prodotti. È, dicevo, la nuova linea della tabaccheria in cui l'estratto di tabacco non è la componente principale, ma è uno degli ingredienti, anzi l'ingrediente che va, diciamo così, a completare il bouquet aromatico delle varie ricette. In questo caso abbiamo del Black Cavendish, tabacco dolce, che va a completare, ad arrotondare tutto l'asprigno, l'aspro dei frutti di bosco, dei frutti rossi, in questa specie di gioco di chiari scuri fra dolce e aspro delle due componenti. Andiamo a provare. Come avete visto da vicino, ho su una dual coil con del twistato 80 watt, quindi neanche spinto a livelli eccessivi.
la resa sia in termini di vaporosità che di aroma. Tra l'altro, spinto 80 watt, questo setup è assolutamente tranquillissimo, non scalda assolutamente. Ecco, se tendete a fare setup spinti e a spingere molto il dripping, ovviamente la campana è in alluminio, quindi tende a scaldare. Il Dry Tip Impay ovviamente evita che il calore vi arrivi poi sulle labbra. Come dicevo, la resa è ottima. A proposito della spinta e dell'erogazione della box, ora in questa schermata che state vedendo adesso c'è il test che abbiamo fatto. Abbiamo portato fondamentalmente la box ai suoi limiti, sia dei volt che dei watt. Come potete vedere, spingendo la box a 200 watt, lo scarto fra l'erogazione impostata sul display e l'erogazione effettiva calcolata ai capi della resistenza, lo scarto è di soli 5 watt, che insomma sono veramente poche, un risultato oserei dire trascurabile. Ed eccoci qui. Allora, facciamo un'altra prova. Il prodotto spinge veramente, veramente bene. Ora, quello che vi dicevo, voi potete tranquillamente prendere la vostra boccia ago in vetro, gocciolate direttamente dal drip tip, perché il buco è largo, non avete problemi di perdita, di condensa, tranquillamente sgocciolate e svapate. A chi consiglio questa box e questo atomizzatore? Sinceramente a tutti. Forse per un neofita la box è quasi eccessiva, più che altro per un discorso di ingombri, nel senso, chi si avvicina allo svapo, soprattutto chi tira di guancia, difficilmente andrà a sfruttare sia i watt, quindi soprattutto gli ingombri dovuti all'erogazione, al tipo di circuito e al fatto che sia una dual battery, forse per un novizio che tira di guancia non è consigliabile. Sicuramente i più esperti sapranno sfruttare al meglio i 200 watt e i 50 ampere di scarica che questa batteria vi regala. Il circuito è quello di Joytech, quindi fondamentalmente stracollaudato. La box è piacevole da utilizzare, da maneggiare. Il peso è contenuto, quindi assolutamente promossa e consigliata. Tra l'altro il prezzo è interessantissimo. Come dicevo, è stata provata sia con atomizzatori da cloud, sia con atomizzatori per un tiro strettamente di guancia, intendiamoci un Kaifun. La resa anche a bassi wattaggi è notevole, nel senso che anche spinta a 12-14 watt non perde colpi, non eroga male. L'erogazione è sempre fluida, molto piena e presente. A chi consiglio invece il dripping? Anche lì fondamentalmente a tutti. La disposizione delle torrette e dei fori sulle torrette rende facile, certo non quanto le classiche torrette Velocity Style, però rende facile, agevole e piacevole costruire coil su questo atomizzatore. Detto questo, ci salutiamo con un'altra degustazione di questo special blend della tabaccheria. Un saluto a tutti e alla prossima.